Un gemellaggio nato nel 2017 che viene continuamente rinnovato. Dopo lo stop imposto dalla pandemia sono ripresi i contatti tra Capo d'Orlando e Culver City, cittadina californiana situata nei pressi di Los Angeles. Due giovani sposini americani hanno vinto un concorso indetto dal Comitato Gemellaggi di Culver City. Per loro una settimana di vacanza tutta spesata a Capo d'Orlando per scoprire le meraviglie della Sicilia. In occasione dei 5 anni del gemellaggio con la città di Culver City, sono venuti a trovarci su iniziativa del Comitato dei Gemellaggi di Culver City questi due ragazzi che hanno vinto questa vacanza a Capo d'Orlando, e oggi abbiamo iniziato a fargli visitare le bellezze di Capo d'Orlando, sia quelle naturali, dal monte a Villa Piccolo, al lungomare, alla spiaggia, fino alle bellezze artificiali, quindi il porto di Capo d'Orlando. Domani saranno in visita alle Isole Eolie, quindi anche il comprensorio, o la città di Naso, che visiteranno giovedì mattina. Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, cerchiamo di riprendere le attività di gemellaggio insieme anche all'altra città gemellata, che è quella di Fremento, con le quali inizieremo, ecco, una serie di attività anche con le scuole, ma non solo con le scuole, per appunto riprendere questi contatti che purtroppo nel tempo sono stati persi per via della pandemia. Yeah, we're really enjoying our time here. The ocean and the beach are so clean and beautiful. And the hospitality has been great. Thank you for the time here. You want to say anything? No, I mean, the best part of traveling is always meeting the people, and this has been a fabulous experience. Yeah. So.